A Gabbiano Monferrato, nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, è in programma la tradizionale tombola della Befana presso l'oratorio parrocchiale di San Pietro Apostolo. Seguirà poi una merenda sinoira ed inoltre è previsto l'arrivo della Befana che distribuirà poi i doni a tutti i presenti. I bambini della scuola primaria di Murisengo hanno ricevuto un prezioso riconoscimento dalla Manifatture Bulgare di Valenza, prestigiosa azienda dell'orafo e del gioiello nel settore italiano internazionale. I piccoli avevano infatti aderito all'iniziativa benefica della Bulgari per Save the Children. Nello specifico hanno decorato dei semplici guantini che serviranno a creare una maglietta il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. È stata un'esperienza veramente coinvolgente per i bambini perché con la loro creatività hanno contribuito a donare l'indispensabile ad altri bambini meno fortunati di loro, con un vero gesto quindi di solidarietà nei confronti del prossimo. Primo appuntamento del 2018 targato Cammini Divini con il Nordic Walking Valcerrina ed il Circolo Piancerreto Equipe, previsto per domenica 7 gennaio alle 13:30 in frazione Piancerreto di Cerrina Monferrato. L'occasione di festeggiare la Befana consente ai partecipanti di scoprire insieme ai camminatori un angolo di Valcerrina, perché lo scopo di questa passeggiata è proprio fare conoscere al pubblico alcune delle realtà locali che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio stesso della valle. Pertanto viene proposta la seconda edizione di questo trekking invernale che, nonostante le temperature fresche, potrà offrire scorci e panorami di bellezza notevole. L'escursione sarà condotta da una guida ambientale escursionistica professionale. Il ritrovo è previsto al circolo per poi partire dalle 14 dopo la registrazione su un percorso di circa 7 km, con un dislivello di 250 metri intorno al borgo di Piancerreto, fino ad incrociare il percorso della Superga Crea per poi risalire al Bricco di San Michele, da dove si gode di uno splendido panorama praticamente a 360 gradi. Da qui si potrà iniziare il ritorno su una strada bianca che porterà sino al monumento dedicato agli alpini, fino a giungere al punto di partenza per un caldo ristoro che chiuderà la giornata. Non ci saranno particolari difficoltà, ma si consigliano calzature da trekking, una riserva d'acqua e abbigliamento adeguato alla stagione invernale. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata alla domenica 21 gennaio, sempre con gli stessi orari e il medesimo programma, anche se sarà però in questo caso difficile incontrare la Befana lungo il percorso. Sabato 6 gennaio a Ozzano Monferrato, al centro polisportivo, che è la sede della polisportiva Proloco, si svolge la grande festa della Befana a partire dalle ore 15 con Circo Corps. Poi dalle 17 ci sarà una grande merenda per tutti i bimbi, seguita sul piazzale dal rogo della Befana, anche questo in perfetta linea con la tradizione. Nell'ambito del progetto Bellezza, recuperiamo i luoghi dimenticati, promosso dal governo Renzi a suo tempo, tra i 273 siti finanziati c'è anche una chiesetta monferrina. Si tratta della chiesetta di Sant'Eusebio a Solonghello, che ha visto assegnarsi uno stanziamento di poco superiore a 100.000 euro. Ne ha dato notizia il deputato monferrino Fabio Lavagno.